Una vittoria nel segno della continuità. Vincenzo Loi è il nuovo rettore dell'Università di Salerno. Ieri il responso delle urne che l'ha visto spuntare per 92 preferenze rispetto allo sfidante Maurizio Sibilio. Loi raccoglie il testimone di Aurelio Tommasetti e si insedierà ad ottobre per entrare ufficialmente in servizio dal 1 novembre e per i prossimi 6 anni. Emozionata la nuova guida dell'Ateneo Salernitano che si è detta subito al lavoro per proseguire nel solco di quanto messo in campo in questo periodo da chi l'ha preceduto e che l'ha sponsorizzato in una competizione che è stata particolarmente accesa. Ci si mette insieme in relazione a delle caratteristiche comuni che sono le nostre, sono di questa comunità. E questa è l'operazione che io preferisco. E questa è l'operazione che ci dà una forza straordinaria, fatta di giovani che sono lì, che ci ripetono che bisogna credere alle cose. Ci sono i colleghi che mi sono accanto, mi saranno accanto per lavorare, cioè il personale tecnico amministrativo che crede in tutto quello che stiamo facendo. Penso che faremo belle cose insieme. Io ci tengo a ringraziarvi tutti, ci tengo a ringraziare un rettore, Aurelio Tommasetti, che ha lavorato duro, con sacrificio, con passione.